qualche attimo la passione che contraddistingue sempre gli interventi del consigliere Seno, la forza oratoria che ne fa un eccellente collega, mi ha messo in dubbio, in effetti, qualche dubbio su cosa fosse in effetti uno stato di dissesto finanziario. Il dubbio mi era venuto. E per fortuna ho stampato, come dice, ho fatto una piccola ricerca su internet per vedere, per verificare un po' le condizioni attuali di quegli enti comunali, sovracomunali, qui facevo riferimento anche al consigliere Sero, che avevano dichiarato lo stato di dissesto. E ho fatto su internet, si trova tantissimo materiale, avevo fatto pure un po' di ricerca sui commenti che la dottrina di riferimento si sta giornalmente, come dire, sta giornalmente dando. E in effetti c'è una evidente differenza, ma al di là del tono che tu hai usato questa sera, che è apprezzabilissimo, però c'è un'apprezzabile differenza tra ciò che intendo io per il dissesto finanziario, coadiuvato da buona parte dalla stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, e ciò che tu intendi per il dissesto finanziario. E allora un po' di sentimenti contrastanti mi sono venuti in mente. Perplessità stasera, perplessità per l'immondatezza della proposta che avete fatto, per il comportamento, non certamente tuo Mario, di questa sera su alcune vicende, e forse anche Mario per una frase che ti è scappata prima nell'intervento precedente, poi correttivo, quando parlavi di rapporti amicali e di coperture, quasi, no quasi, coperture dei funzionari delle aree su questa, sull'attività di questa amministrazione. E allora io, Mario, me lo devi consentire con l'affetto che ti porto, posso dire questa sera con orgoglio, posso dire con estrema sincerità, che non ho avuto in questa campagna elettorale la fortuna che hai avuto tu come candidato a sindaco e la fortuna che ha avuto il consigliere Greco come candidato a sindaco di avere funzionari e dirigenti che mi hanno fatto la campagna elettorale. Quindi, più che legittimamente, più che legittimamente. Quindi di queste coperture, mi dispiace ma non c'è traccia. Anche dirigenti comunali che anche dopo il voto hanno continuato e stanno continuando a fare campagna elettorale. E c'era, misto a questo sentimento di perplessità, c'era un po' di rammarico. Durante la fase elettorale ci sono stati degli incontri tra la nostra, quella che poi è diventata la nostra lista, e una parte a noi avversa sempre politicamente, ma incontri apprezzabili. Si erano dette alcune cose, ci si era stretti la mano dopo tanto tempo, si era divenuti a degli incontri veramente chiarificatori, pacificanti, e si era in conclusione, vista la tardività forse di quella scelta, che ahimè, io dico purtroppo, non ci ha portato una convergenza per l'ultima volta, si era detto comunque in questa sala proprio, in questi posti, Francesco non c'era, ma non c'era perché non faceva parte di quella che poi è diventata la coalizione. Non c'era Filomena, c'era Tommaso che ha rappresentato, Filomena non lo so, non ricordo, c'era buona parte, è il rappresentato, poi c'era buona parte di quella che poi è diventata la vostra lista, a meno che non vogliate rinnegarvi questa scelta. Non è una cosa che si dice alle donne. E insomma, proprio in questa sede, in questi tavoli, si era detto che al di là del risultato finale poi delle elezioni, comunque dall'indomani, caro Presidente, i rapporti avrebbero avuto sarebbero stati di tenore diverso, visto anche che credo 5 anni di scontro più che legittimo sempre,
ma di scontro muro contro muro non ha portato a conseguenze per nessuno. Ebbene, leggevo anche nella vostra proposta, una proposta dove vi dichiarate scevri da ogni intento di conflittualità a tutti i costi. Più grave di una proposta di dissesto, io cioè, faccio pure fatica di immaginare quando c'è conflittualità. E allora, caro Mario, mi rivolgo a te perché ho passato più anni a consigliere di te, più anni con voi da consigliere che con gli altri. Vedete, io mi ricordo di una compagine amministrativa fatta tutta di persone per bene, tutta di persone per bene, con eccellenti qualità poi di alcune addirittura che risaltavo. Mi riferisco all'amministrazione Accudimane, fatta tutta di persone per bene. E c'era però, il ricordo mi sovviene, qualcosa che non andava. All'epoca si parlava di sindaco, punto, caro Mario. Oggi credo sia il caso di parlare di oppositore occulto. Ebbene, io credo che come quella compagine fosse composta di persone per bene, lo è anche questa compagine. Lo ha dimostrato, lo sta dimostrando, anche in questo piccolo frangente di questa amministrazione avete fatto a volte delle proposte che, come dire, indirizzate alla collettività più che al muro contro muro. Credo che dovreste riappropriarvi di questo ruolo e seguire meno cattivi consiglieri. E allora leggevo nella vostra proposta, per ritornare a pagina 5 in pare, che lo stato di dissesto è l'unico rimedio possibile, leggo testuale. L'unico rimedio possibile alla gravità dell'azione è limitarne le perniciose conseguenze. Ebbene, qui lo sappiamo tutti più o meno, ma io lo voglio ricordare. Quali sono le conseguenze di uno stato di dissesto? Le conseguenze per i cittadini, ad esempio, caro Francesco. L'elevazione al massimo delle tasse. No. Siccome vi siete retti sempre giustamente, come paladini ogni qualvolta qualcuno ha accennato un minimo momento alle imposte, alle tasse, io Mario qui ci vedo e ti invito a venire con noi, no? Se per l'anno ad esempio prossimo l'amministrazione prende la decisione di aumentare le tasse. Le conseguenze non solo per i cittadini, le conseguenze per i creditori. Vedete, quando qualche consigliere di minoranza via web, via internet, come si dice, ha invitato i creditori a fare decreti giudizi, a fare i pignoramenti, e gliel'avete spiegato a un creditore cosa porta lo stato di dissesto? Gliel'avete spiegato cosa porta in termini, ad esempio, di interessi sulla somma che avanza? E in termini di sorte capitale cosa comporta lo stato di dissesto? E allora, vedo che siamo venuto fuori pure dalla parola del consigliere Critelli, qui non si tratta di porre un rimedio allo stato delle cose, qui si ha un unico obiettivo mal celato peraltro, quello di far decretare l'ineleggibilità di questi consiglieri. C'è solo quando c'è del mio non mi pare. E allora? L'obiettivo mal celato, poi Mario mi smentisce. È quello di sovvertire il voto popolare che ci ha riproposti come amministratore. E allora, mi avvio alla conclusione, quello che occorre altro, più che questo rimedio. Mario, tu fai sempre riferimento alle TV, probabilmente qualche spesa
da eliminare comunque una gestione delle risorse da ottimizzare, c'è. Ah, dopo 6 anni diventa il migliore. Hai ragione. Sì, però sei sicuramente l'onestà intellettuale che ti distingue, Mario. Sai bene che non sono quelle le cause che hanno portato ad una situazione di cassa che in effetti non è rosa. Perché Mario, se no, se diciamo se Cariati, se gli amministratori di Cariati avessero eliminato queste, per assurdo, ragionare al contrario, avessero eliminato queste spese di TV con il governo che hai tu, cioè sarebbe venuto a posto, e devo dire no. C'è una crisi che, come dire, colpisce prima di tutto il mondo, l'Italia, il Meridione, la Calabria. Abbiamo località, Mario, vicine a noi e simili a noi, Crosia. Crosia che dicembre per il quinto mese non pagherà gli stipendi ai dipendenti, con la tredicesima e sesto mese. No, per dire che non è Cariati, no? L'isola infelice, per usare un paradosso, cioè non è che a Cariati c'è una situazione di cassa particolare mentre nel resto d'Italia si va a compiere, è purtroppo una contingenza, è una crisi internazionale che colpisce a cascata i sistemi internazionali, nazionali, sovracomunali e comunali. Per questo quello di cui c'è bisogno non solo Crosia, la considererei un po' scettica, la solita nei giorni scorsi ha rivolto l'erogazione dell'acqua a 7 grandi città calabresi, Cosenza, Catanzaro, Amandea, Crotone, per dire, non mal comune mezzo caldo, che c'è una situazione in effetti contingente che non dipende, come qualcuno lo fa credere, dall'incapacità o dall'inerzia di questa amministrazione. E allora, e concludo, quello di cui abbiamo bisogno, e ritorno all'appello di prima, sono proposte vere, fattive, collaborative. Già da stasera possiamo istituire commissioni, possiamo istituire comitati, gruppi di lavoro. Ciò di cui abbiamo bisogno, e concludo veramente, sono idee, non gli apporti di cattivi consiglieri.